una marca oggi deve essere capace di capire come ci interfacciamo sia con le marche che con le nuove tecnologie. Per farlo deve essere in grado di garantire quello che vogliamo fare anche con l'aiuto dei dati, un'esperienza seamless per i nostri clienti durante tutta la customer journey, permette a loro di avere le informazioni e i servizi che sono più interessanti per loro in maniera semplice. Esempi di dati, della natura di questi dati? I dati che raccogliamo noi oggi in Italia, abbiamo dati di vendite, abbiamo tutti i dati legati alla customer satisfaction, quindi all'esperienza di ristorante, ai sistemi di pagamento e i dati relativi al nostro programma loyalty. Infatti a luglio del 2019, quest'anno, abbiamo lanciato l'app di KFC Italia con un programma di loyalty digitale integrato e abbiamo lanciato anche quest'anno i kiosk, quindi un'esperienza che si evolve e nella quale il digitale conta sempre di più. La gente interagisce spesso o tutto sommato poco, ecco, nella customer satisfaction? No, abbiamo una buona interazione, Una buona abbiamo una buona interazione. interazione anche se ci confrontiamo ad altri paesi, abbiamo una buona interazione. Nel nostro caso, poi nello scontrino i clienti trovano tutte le informazioni per collegarsi al nostro portale, si collegano al portale, inseriscono le informazioni dello scontrino e ricevono poi uno sconto del 20% all'acquisto successivo. Però generoso, 20% è tanto. E l'esperienza del totem, che vantaggi c'è a utilizzare il self del totem e quali dati ottieni tu dai comportamenti di scelta? Innanzitutto quindi è un progetto che abbiamo lanciato adesso, siamo in una fase di apprendimento per quanto riguarda i kiosk. I benefici che conosciamo, soprattutto a livello di gruppo e facendo tesoro anche degli altri mercati, c'è un primo beneficio del consumatore, quindi di poter navigare i prodotti, di poter conoscere i prodotti. A differenza di quella che può essere l'esperienza in cassa, che può essere vissuta con più urgenza e soprattutto in riferimento al nostro mercato, dove siamo un'azienda giovane e quindi un brand, una serie di prodotti che il cliente sta conoscendo. E quindi l'esperienza al chiosco gli dà questo tempo, gli dà il tempo di scegliere quello che vuole. Un po' meno fast ed è più casual. Ci sono situazioni di collaborazione anche, non lo so, con Google per le mappe, piuttosto che Waze, piuttosto che altri operatori, per capire, ecco, quanto le macchine possono essere d'aiuto nel suggerire, per esempio, per un consumatore dove andare. Se io vado in un ristorante, guarda, avrò meno coda, ecco, ipotesi di questo tipo. Posso fare un esempio in Italia. In Italia siamo giovani, abbiamo la fortuna di essere nati digital, quindi già in Italia facciamo una serie di attività, per esempio con Waze di Drive to Store. Raccontale per chi, anche a beneficio di chi magari viene dal dettaglio e dice come In funziona. maniera molto breve vi racconto due tipi di attività che facciamo a livello media. Una è con Waze, quindi mentre i nostri clienti aprono Waze, utilizzano la mappa Ad arrivare a una destinazione gli appare un advertising, un pop-up che può essere in diversi formati, che quindi li indirizza dicendogli che c'è un KFC nelle vicinanze. Quindi questo è un tipo di attività. Un altro tipo di attività che abbiamo fatta è legata al digital autobomb, quindi abbiamo mischiato il digital autobomb e il retargeting rispetto alle nostre campagne. Quindi degli utenti che erano stati esposti alla fissione digital autobomb, quando sono ritrovati nei pressi dei ristoranti, sono stati ritargetizzati con quella che era la nostra campagna. Quindi questi sono due esempi. In generale ci sono anche vari tipi di innovazione a livello di gruppo. Mi viene da pensare all'IoT. Abbiamo già a livello di gruppo, nel quick service restaurant ci sono dei provider di sensori per l'equipment di cucina che vengono utilizzati per migliorare il forecasting, e questo aiuta sia la pianificazione che la riduzione degli scarti. E ci sono altre tecnologie come il voice ordering e i chatbot, che sono state già implementate in alcuni mercati, come per esempio l'India e gli Stati Uniti, dove Taco Bell 2 anni fa ha lanciato i chatbot. Quella di oggi è stata una giornata di confronto molto trasparente, e penso che uno dei valori aggiunti della giornata è stato quello di avere al tavolo dei professionisti di settori diversi, e questo confronto ci ha aiutato a portare alcune delle innovazioni e delle best practice di altre aziende, probabilmente a farne tesoro e capire se possiamo portarlo nel nostro settore.